Una corona di fiori in ricordo di Simone Mezzolani all'ingresso della FAB. Mattinata di dolore e riflessione al mobilificio di Gallo di Petriano, dove il 33enne residente ad Apsella di Montelabate lavorava da 5 anni e dove lunedì sera è morto a fine turno, schiacciato fra un rullo trasportatore e un perno in acciaio di un macchinario industriale sul quale stava lavorando. A Gallo di Petriano è stata una mattinata di presidio di sindacati, colleghi e amici di Simone, al cospetto di quello che è stato il terzo incidente mortale sul lavoro nelle Marche da inizio 2024. Noi sono mesi che chiediamo alla prefettura di costituire questo tavolo su salute e sicurezza al fine di prevenire appunto episodi anche come questo, che purtroppo si verificano e anche a Pesaro non è diverso dal resto del paese. Le morti sul lavoro purtroppo si ripetono quotidianamente ed è diventata una sorta di patologia che in qualche modo bisogna che le istituzioni si impegnino a curare. Al fianco dei presidi sindacali, le indagini dell'Ispettorato del Lavoro che sta cercando di accertare dinamiche ed eventuali responsabilità che hanno portato al decesso di Mezzolani. Intanto la Procura di Urbino ha aperto un fascicolo per ipotesi di reato di omicidio colposo. La vicinanza di tutto il sindacato, di tutto il sindacato unito alla famiglia che purtroppo vive questa tragedia. Non dimentichiamo mai che le famiglie sono quelle che subiscono il peso maggiore di questo evento infausto. Poi ecco, vogliamo essere presenti per farci vedere che il sindacato non dimentica e non è che quando non ci si vede abbiamo abbassato la guardia, mai. Noi continuiamo a trattare e insistiamo che l'autorità di aprire tavoli continui sul discorso della sicurezza. In Italia, dal punto di vista legislativo, c'è tutto, le leggi ci sono, gli strumenti anche democratici di rappresentanza dei lavoratori ci sono, bisogna applicarli. Noi dobbiamo chiedere ai lavoratori di svegliarsi e prendersi cura, come dice il decreto 81, della propria sicurezza. Ma non basta perché dall'altra parte ci sono i datori di lavoro, ai quali bisogna fargli capire, bisogna controllare, essere sul territorio azienda per azienda e vedere in che modo applicano la sicurezza. Deve essere una cultura generale, dall'ultimo fino al primo della catena gerarchica. Noi vorremmo fare un protocollo con le associazioni dei datori di lavoro e con le istituzioni preposte proprio a questi temi, a partire dall'ASTA, l'Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, a fine di fare proprio delle azioni concrete in un tempo dato per cercare di migliorare la situazione, per verificare come sono le questioni di salute e sicurezza declinate dentro le aziende, dandoci appunto degli obiettivi comuni. E ci stiamo dentro anche noi, ovviamente sulla parte della cultura della sicurezza tra i lavoratori, nei luoghi di lavoro, noi potremo fare un grande lavoro insieme. Però occorre una regia, occorre un tavolo, occorre un'istituzione riconosciuta da tutti che abbia la capacità di mettere insieme tutte queste istituzioni, questi soggetti.